tutti cari amici del vostro Supercorris 84, Gran Premio d'Argentina, ultimi sulla griglia, purtroppo qualifiche disastrose. Non siamo riusciti a far girare la nostra griglia, partiamo comunque, cerchiamo di fare una bellissima gara. Importante entrare in zona punti, nei primi 15. Vediamo qua, mi butto, oglio. Il nostro compagno Iannone rischia di tamponarci, altro contatto. Molto aggressivi i piloti in questo nuovo MotoGP 2020. Veramente molto aggressivi. Vediamo la nostra moto che ha impostato un po' con la possibilità di scivolare. Spalla a spalla con Iannone, mi butto sulla destra. Qua c'è un lungo rettilineo dove noi soffriamo col nostro motore. Però sappiamo anche che possiamo tentare di recuperare poi in curva. Molta aggressività, mamma mia, rischio di mettere due ruote sull'erba. Staccatona qui in fondo, mi butto a destra, rischio di andare largo, poi chiudo bene la traiettoria. Buonissimo, siamo già 18esimi. Vai, dai, dai, buona a sinistra. Qua c'è un'altra staccata imperva, vediamo che stacco molto profondamente. Cioè, non ho capito se è Mir, mi sembra che ha qualcosa da dire con qualcuno. Freno un po' troppo, mi ributto, qui c'è una S. Ah, mamma mia, toccata, porca vacca. Toccata, alta toccata, Mir. Già era nervoso prima Mir, c'è stata una toccata. Speriamo che la nostra moto non abbia subito danni, ecco, rallento ancora. Pista libera. Porca miseria. Frenatona qua giù in fondo, prima di entrare nel curvone a destra, che poi riporta quasi sul rettilineo. Vediamo, contatto con la KTM. E vai, rettilineo principale, mettiamo subito le cose in chiaro. Centralina 2, massima potenza del motore rettilineo. Frenatona. Niente, si alza la ruota posteriore, quindi perdiamo un po'. Importante qua rimanere cuciti. Oglio, anche davanti Rabat. Rischia di andare per terra. Vado un po' all'esterno, qua mi butto dentro. Mamma mia, Rabat. Niente, ci ho tagliato la strada, ci ha rischiato di farci cadere. Prendo anche 3 decimi di penalità addirittura per aver tagliato in maniera che ci ha fatto perdere tempo. Comunque qua mettiamo la centralina più su, buttiamoci nel lungo rettilineo, cerchiamo di fare una bella staccata qui. Solo 6 giri la gara, quindi dobbiamo stare attenti. Siamo a ridosso della zona punti. Vai, adesso devo rimanere cucito. Spacchetto un po' la moto in accelerazione, ma ci siamo amici, siamo a ridosso della zona punti, che quello è il nostro obiettivo, quindi la fin fine non ci possiamo lamentare per niente. Mi butto dentro qua, staccatona, si alza la ruota posteriore. Cerco di entrare all'interno. Ah, mamma mia. Ah, toccata, porca troia. Toccata con Rabat. Butto all'interno di Marquez. Mamma mia, passo Marquez sulla S. Grandissimo. Passo anche Nakagami. Ci buttiamo qua dietro a Oliveira. Curva molto pericolosa questa, lunghissima curva a destra che in prova ci ha visto sbagliare più di una volta, quindi stiamo un po' attenti qua. Rallento parecchio, però buttiamoci sul rettilineo, su. Dai, 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 mettiamo la centralina a 2. Questo va meglio la miscela, però sappiamo che possiamo fare bene. Frenatona qua giù in fondo, prima curva a destra molto lunga. Oliver e Bagnaia in battaglia tra di loro. Io vado un po' largo, ma recupero, poi faccio delle linee sempre diverse da quelle dei nostri avversari. Curva a sinistra, vediamo Rabat e Nakagami che si stanno scannando ancora dietro di noi. Lungo rettilineo, vediamo qua. Mettiamo la centralina a 2, vediamo quanto riusciamo a essere veloci. Quello che sta accadendo dietro di noi non ci deve interessare in questo momento, dobbiamo essere proiettati avanti. Già siamo 13esimi, che è un buon risultato, ma il top sarebbe entrare nei primi 10. Oglio, visto qualcuno dietro che stava arrivando, forse Marquez, non Nakagami. Qua velocissima sinistra. Ah, Marquez, mamma mia, contatto. Mamma mia, mi butto a destra. Speriamo che non ci si rimetta sotto Marquez, ho paura che ci possa tranciare. Molto aggressivi i piloti, ecco Oliveira e Bagnaia. Frenatona profonda, vediamo se giro. Sì, mi butto sul cordolo, vai. Cordolo a destra, ottima. Lo taglio un po', ma è permesso qui. Subito curva a sinistra. Siamo a metà gara, amici, quindi ce la possiamo fare. Mi butto nel lungo curvone a destra. Vediamoci anche Morbidelli.
Piano qua perché è pericoloso. E vai, curva a sinistra, ottima, riusciamo a gestire al meglio. Centralino a 2, massima potenza del motore. Ancora 3 giri di autonomia per la nostra benzina. Mi butto a destra, vai. Gomma che si alza ogni volta. Adesso ho tutto questo tratto per cercare di riprendere Morbidelli e entrare nei primi 10, vediamo. Buona la curva a sinistra, qua adesso il rettilineo perderemo qualcosa, mi butto a capofitto, via. Mi butto dietro Morbidelli, centralino a 2, tassativa. Cerchiamo di recuperare Francone Morbidelli. Ah, Marquez non ci vuole lasciar perdere. Non dobbiamo perdere tempo con lui, frenatona profonda, rischio di andare lungo, grandissimo, riesco a ricucire. Ottima questa frenata. Sembrava che fosse andato lungo, invece alla fin fine siamo riusciti a recuperare. Velocissima curva a sinistra e staccata in fondo. Ah, Morbidelli rallenta, vediamo, mi butto dentro. Ottima, allargo un po', sicuramente si rimette dentro Franco. E vai, riesco a stare davanti. Eccoci qua sulla S che non devo sbagliare per nulla al mondo. Giro 4, stiamo andando bene anche se la moto si inizia a muovere un po' troppo al posteriore. Ma sta andando tutto molto bene, amici. Anche perché siamo nei primi 10, che è un'altra volta l'obiettivo migliore per noi. Quindi non ci possiamo sicuramente lamentare di nulla. Frenatona qua giù in fondo, abbiamo avanti Petrucci e Crutchlow. È anche un'emozione, vado un po' largo, recupero però. Vedere piloti così forti da vicino. Speriamo di poterli agganciare in questi ultimi 2 giri. Vediamo, mi butto dentro, curvone a destra. Perché se non ho gente che mi fa perdere tempo, intanto Iannone è rimasto addirittura 19esimo, mamma mia. Se non ho gente che mi fa perdere tempo, riesco a stare anche più avanti. Vediamo Vignales e Quartararo, grande lotta. Intanto io mi butto a sinistra. Mamma mia, quanti piloti abbiamo avanti. Siamo veramente vicini. E questo è un orgoglio, amici, per noi. Molto vicini. Rettilineo qua. Purtroppo la potenza della nostra moto è quella che è. Mettiamo tutto al massimo. Continua la battaglia tra Quartararo e Vignales. Noi abbiamo davanti Petrucci, frenatona. Si alza la ruota. Buona, buona, la riesco a tenere. Penultimo giro, amici, stiamo recuperando su Petrucci e Crutchlow. Anche se la moto si muove parecchio, però devo dire che davvero in curva, ottimo comportamento della nostra Aprilia. Vediamo, frenatona ancora, mamma mia. È un po' largo qua, comunque siamo vicini, amici. Possiamo ricucire ancora. Ho staccato dietro Marquez e company. Ah, buona la S qua, mamma mia, quanto siamo vicini, amici. Mamma mia, anche Petrucci si imbizzarrisce la sua moto. Eccoci qua molto vicini a Petrucci e a Crutchlow. Sentiamo la scia. Adesso possiamo tentare all'ultimo giro di fare un grandissimo sorpasso. Frenatona, vado un po' lungo qua. Mi ributto dentro. No, porca troia ladra. Per terra, dai, dai, rialzatevi. Dai, mi rialzo subito. Cerco di ripartire al volo. Mamma mia. Delusione, porca puttana. Amici, potevo arrivare addirittura ottavo e lottare con Petrucci e Crutchlow. Invece sono per terra, adesso devo recuperare. Sono tornato 12esimo. Ho anche la moto danneggiata, avanti manca un'ala. Mi ributto dentro a 3 decimi di penalità, cosa da non sottovalutare. Davanti ho Morbidelli. Speriamo di poterlo ripassare. Mi ributto il rettilineo qua. Miseria, ero troppo al limite. Purtroppo lo ammetto, ero veramente ai limiti, amici, e non c'è stato modo di poter fare altrettanto che andare per terra, perché purtroppo ahia, si alza ancora la ruota. Purtroppo veramente stare con quei piloti era quasi impossibile in questo momento per la nostra Aprilia. Però devo anche dire che sono molto orgoglioso del risultato che stavamo ottenendo. Ecco, mi ributto, frenatona, si alza la ruota, Morbidelli. Francone Morbidelli. Siamo ancora a 12esimi, cerchiamo di recuperare. Qua faccio una frenata epica, vai. Mi butto nella S. Chi c'è davanti a noi? Pecco Bagnaia. Tre italiani che lottano per entrare nei primi 10. Ma Bagnaia non lo riesco a riprendere sicuro. Mi allargo qua, porca vacca, dai, dai, dai. Devo stare attentissimo, amici. Questo curvone, mamma mia, vicino a Bagnaia, ma sta
sarà impossibile prenderlo. Infatti, speriamo di essere davanti a Morbidelli nonostante 3 decimi di penalità. Vediamo un po'. Delusione, amici, eravamo abbondantemente nei primi 10. Vediamo alla fin fine, undicesimo. Comunque sono riuscito a stare almeno davanti a Morbidelli, buona cosa. Però devo dire anche che purtroppo ci siamo ritrovati dietro. Vediamo la classifica generale, siamo comunque decimi con un punto di vantaggio su Morbidelli e meno 3 da Vignales. Quindi alla fin fine, amici, che dire, sono molto soddisfatto nonostante la caduta. Vi do appuntamento alle prossime gare di MotoGP 20.